Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, 1836-1908. Predicatore musulmano di Qadian, nel Punjab. Nei quattro volumi intitolati Baraini Ahmadiyya, 1880-1884, vuole dimostrare la superiorità dell'islamismo rispetto al cristianesimo. Nel 1889 Mirza dichiara di essere il Messia atteso dai cristiani e il Mahdi atteso dai musulmani. Con il nome di Mahdi, colui che è guidato, nell'Islam si indica un uomo che alla fine dei tempi verrà sulla terra per cancellare i peccati e guidare al trionfo l'Islam. Dopo la sua morte, i seguaci di Mirza costruiranno a Lahore un mausoleo che diverrà un importante luogo di pellegrinaggio. Nel 1914 il movimento di Mirza si spaccherà in varie fazioni fino a scomparire. Commento. Le leggende sull'assoluto, create dalla mente, si fondono e si inseguono nel corso dei secoli. Chi intuisce una maggiore evoluzione? Si può accorgere che la mente umana non ha nulla a che fare con la coscienza, cioè con l'assoluto.